Luciana, che partorisce in un basso di Napoli nell'intervallo tra due bombardamenti. Bianca, che con i figli, il grammofono e la cassetta dei gioielli attraversa a piedi l'Abruzzo. Marisa, che a Roma, occupata dai tedeschi, impara a sparare. Sofia, che da Milano si rifugia con le sue provviste di tè e la sua biblioteca in un paesino al confine con la Svizzera. Zita, la mondina di Cavriago, che ha il fratello partigiano e il fidanzato nell'esercito repubblichino, e ancora la confinata Cesira, Lela, che comanda le ausiliarie di Salò nel Veneto, Carla, che durante tutta la guerra fa la postina aspettando il ritorno del marito, Lucia, che impara a guidare il tram a Milano e il marito non lo aspetta più, la Bichi, che continua imperterrita a preparare le sue collezioni di abiti da sera. Queste e tante altre le racconta Miriam Mafai nel suo Pane Nero. Solo da pochi anni si parla delle donne durante la Seconda Guerra Mondiale e delle donne della Resistenza, protagoniste indiscusse di una stagione che non le ha più considerate, appena la guerra e la Resistenza erano finite. Queste donne eroiche, queste donne che hanno prima combattuto per sfamare quella generazione che il fascismo voleva divenisse solo carne da cannone, donne che il fascismo considerava totalmente subordinate all'uomo e che non amava se non come madri della patria. Quelle donne hanno fatto la resistenza, tirato fuori l'Italia dal fascismo, fondato le prime associazioni di donne militanti. Un libro per chiudere questo capitolo così importante, anzi per riaprirlo. Lidia Menapace, io partigiana, la mia resistenza. Queste donne raccontano di quello che è stato prima il fascismo e poi la rinascita di una nazione. Per queste donne, per noi, ora e sempre, resistenza.